Buonasera a tutti. Si sente? Ecco. Buonasera, ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa opportunità di intervistare personalità così importanti della politica, dell'opposizione. Io proporrei ai miei interlocutori di fare un... Io faccio delle domande, magari interventi piuttosto rapidi, ecco. Io però prima farei una domanda preliminare a Dario Franceschini, perché siamo qui in una riunione di area DEM, quindi una riunione di area, che è uno di questi eufemismi che negli ultimi 15 anni si usano per cercare di definire il dibattito interno ai partiti. Siamo qui in questa sede invece a fare un discorso con leader e personalità molto importanti dell'opposizione in uno scenario che Marina Sereni poco fa ha cercato di individuare in una possibile, verificare la possibilità di un'alleanza tra moderati e progressisti, quindi con ambizioni politiche a tutto tondo. Non è un'anomalia, Franceschini? Nel Partito Democratico abbiamo dovuto, anche se ci hanno aiutato gli anni precedenti, l'Ulivo, il centrosinistra, abbiamo dovuto un po' mescolare le abitudini, le regole organizzative. Quindi capisco che rispetto alle storie di provenienza c'è stato chi era abituato a partiti strutturati in componenti e chi invece aveva un modello di partito diverso. Qui abbiamo un professionista come me delle componenti però devo dire, naturalmente la parola corrente o componente o area ha assunto un significato distorto, perché spesso nelle storie di alcuni partiti si sono trasformate da luoghi di pensiero, di riflessione, di rappresentanza di posizioni politiche a correnti coniugate con il cognome del leader, del riferimento, e quello è l'aspetto distorto. Ma io penso invece che un grande partito in generale, e soprattutto un grande partito giovane, cioè che ha messo insieme persone e storie politiche diverse, che erano fino a qualche anno fa in partiti diversi, fino a qualche anno in più addirittura contrapposte tra di loro, il fatto che arrivati dentro il Partito Democratico in questo mescolamento si mantenga comunque la caratteristica di un partito plurale con un dibattito interno molto articolato, che è una fonte di ricchezza del partito. E diciamo, l'area democratica e le persone che sono qua, si vede anche guardando le facce e le storie di ognuno, è davvero il mescolamento che il Partito Democratico ha voluto all'inizio. Non è una corrente di persone che vengono da una delle storie precedenti. È davvero costruita partendo dall'esperienza delle primarie, perché le primarie sono state anche un luogo di confronto con l'elettorato e quindi con le posizioni politiche, linee politiche che si sono confrontate. In quella sede noi avevamo, c'è qui Pierluigi, avevamo detto, sapendo la storia dolorosa di divisioni del centro-sinistra, dell'Ulivo, del PD, avevamo detto tutti una cosa molto semplice, che doveva essere ovvia, anche se non è sembrata scontata ai nostri elettori, cioè dal giorno dopo, chiunque vinca, noi ci metteremo a dare una mano a chi avrà vinto le primarie senza rinunciare alle nostre idee. È quello che dal primo giorno noi abbiamo fatto, che continueremo a fare, pensando che discutere di temi politici è un modo di preparare le scelte del partito, sapendo che il dibattito funziona ed è un elemento di ricchezza, se non diventa un fattore di scontro sui giornali tra leader interni di partito per ottenere visibilità, e la visibilità arriva molto facilmente se ci si scontra dentro lo stesso partito o tra alleati, ed è invece un modo di preparare le decisioni. Quindi penso che il fatto di discutere qui con la scritta lì dietro non sia una rivoluzione culturale, ma sia la normalità di un grande partito che discute, si confronta e nel quale alla fine tutti sostengono lealmente le scelte che il partito ha fatto. Grazie. Io vorrei questa conversazione partisse dalla crisi libica, perché mi sembra che sia anche la questione che tiene più viva, insomma, l'attenzione,
preoccupa le coscienze degli italiani. Ecco, Presidente Casini, ieri le opposizioni parlamentari sono state unite nel voto alla Camera. È un fatto che politicamente non era scontato e il vostro documento sostanzialmente era articolato su alcuni punti basici, cioè il rispetto della risoluzione dell'ONU, l'invito al governo italiano a sostenerlo e il fatto che l'intervento si deve mantenere entro quei confini e quindi diciamo, non andare oltre. Ma diciamo, questo vostro consenso alla missione non la mette un po' in imbarazzo dal momento che voi stessi avete criticato a tal punto il governo, i tentennamenti del governo, le contraddizioni che avete rilevato nella risoluzione di maggioranza, avete criticato a tal punto da votare contro quella risoluzione. In fondo da oggi inizia anche la politica, la diplomazia, nel Consiglio Atlantico, nell'Unione Europea si discute di come costruire la soluzione politica del dopo. E l'opposizione che apprensione ha per questo comportamento del governo italiano? Ma anzitutto vi vorrei far notare un piccolo dettaglio che è sfuggito ai più. Su questa vicenda c'è un capovolgimento di fronte, ma non è il nostro, è quello della maggioranza. Cioè la maggioranza si è presentata alle commissioni dove si è realizzato, come in tutti i grandi paesi europei capitano, una convergenza oltre gli interessi di bottega di maggioranza e opposizione. Mi sembra che ieri sera la Serracchiani l'abbia detto bene al TG1 che ho sentito porta a porta. Cioè sostanzialmente si è realizzata una convergenza perché c'era un documento dell'ONU che dava il via libera, c'erano delle libere. Nello spazio della settimana intercorsa tra le commissioni e il Parlamento, la maggioranza è deflagrata e non ha più potuto ripresentare lo stesso documento che poi abbiamo ripresentato noi ieri. Ha dovuto elaborare un lunghissimo documento in cui metteva dentro cose difficilmente commestibili e che soprattutto c'entravano molto relativamente, perché tutte le persone che sono qua, io vi conosco, tanti conosco dei presenti, cioè tutti capiscono che noi possiamo andare in Libia, non andarci, ma qualsiasi cosa facessimo gli immigrati arriverebbero comunque. E come ci dicevamo con Bersani adesso, noi ne sono arrivati 5.000 a Lampedusa, in Tunisia ne sono arrivati 150.000 dalla Libia, per cui il problema degli immigrati con questo parallelismo da immissione nel documento era un modo di conciliare divisioni inconciliabili. Tutto è nato da lì. Noi abbiamo semplicemente tenuto fermo la barra che avevamo in commissione tenuto e che aveva, come era logico, prodotto una maggioranza amplissima come dovrebbe capitare in tutti i paesi. È chiaro che sta capitando un cataclisma. Perché io non so se qualcuno di voi, come me, da turista, sono andato da turista, è mai stato nello Yemen, uno dei paesi più straordinari del mondo. È chiaro che Yemen, Siria, Tunisia, Egitto, cioè qui sta succedendo un cataclisma, ma questo cataclisma va un pochino esaminato con serenità, perché queste rivoluzioni sono rivoluzioni in cui non si bruciano le bandiere occidentali, non si bruciano i crocifissi, non si bruciano i ritratti di Obama, non si bruciano le bandiere israeliane, e queste sono grandi rivoluzioni contro dei dittatori che hanno tenuto per 30-40 anni paesi soggiogati. Oggi c'è internet, c'è la fame, internet e la fame sono due facce della stessa medaglia che creano questa miscela. Ora, io non è che contesto, perché voglio essere serio, il fatto che Berlusconi parli con Gheddafi, che parli con Assad, ma questo lo devono fare tutti, cioè la realpolitik a questi livelli è chiaro che porta il nostro paese a discutere con chi c'è. Ma in questa vicenda il grave è un'altra, è che non c'è una linea del governo. Noi siamo passati dal baciamano a Gheddafi, a dire che Gheddafi era un problema, se ne doveva andare, a dire che gli dispiace tanto per Gheddafi, a dire che non si presenta in Parlamento perché spera di fare una mediazione. Ma
sono cose che in un paese normale non potrebbero avere il diritto di cittadinanza. Non esiste che il Presidente del Consiglio non vada in Parlamento a mettere la faccia della buona e della cattiva sorte in quelle che sono scelte che non gli altri ma lui fanno, perché nel momento in cui questa roba poi degli aerei è umoristica, se non fosse tragica, forse è più tragica che umoristica, questa roba per cui gli aerei sparano o non sparano, ma è chiaro che le regole di ingaggio sono quelle degli altri piloti della NATO, poiché c'è un coordinamento generale. Il dover andare addirittura a sentire le testimonianze dei poveri piloti che scesi dall'aereo, unico paese del mondo in cui i piloti dicono sì, siamo stati lì, però, ma robe che capita da barzelletta. Allora, poiché noi non meritiamo di vivere in una barzelletta, ma siamo un paese che dovrebbe cercare di essere serio su tutte queste cose, io penso che l'atteggiamento di ieri dell'opposizione sia stato rigoroso, sereno, serio. Noi non possiamo essere interessati ai patteracchi che fanno nelle loro mozioni PDL e la Lega per trovare, abbiamo fatto una nostra mozione. Nessuno a cuor leggero avalla, lo dico a Bertinotti soprattutto, avalla l'idea che ci sono certe azioni da intraprendere, ma io penso che stiamo in una comunità internazionale, abbiamo le delibere dell'ONU, abbiamo un impegno, abbiamo un dittatore che in queste ore ci raggiungono testimonianze, perché non so se appare chiaro che qui non c'è un fronte, non è che in Libia c'è un fronte in cui ci sono i buoni e dall'altra parte ci sono i cattivi, i buoni. C'è sostanzialmente una guerra di bande all'interno del quale Gheddafi sta in modo scientifico con i suoi uomini infiltrati anche a Bengasi, cercando di far fuori tutti coloro che si sono esposti come membri di questo comitato rivoluzionario e che sono costretti a stare nella clandestinità perché i killer di Gheddafi agiscono dal mattino alla sera. Allora io non credo avessimo delle alternative. Presidente Bertinotti, naturalmente le volevo chiedere qual era la sua opinione sulla crisi libica. L'opposizione all'intervento non ha una rappresentanza in Parlamento, come si è visto ieri, quindi questo, diciamo, rende probabilmente il dibattito, soprattutto nella sinistra, meno vivace di altre volte. Però le volevo fare questa domanda immaginando una sua valutazione critica dell'intervento. Cioè, oggi, ad esempio, il fronte più freddo rispetto alla spinta che ha dato l'asse francese-inglese, cioè i tedeschi, il ministro degli esteri tedesco ha fatto un intervento in cui ha detto che sostanzialmente ha impegnato la Germania a mantenere la coalizione internazionale entro la risoluzione dell'ONU e con l'obiettivo politico di raggiungere al più presto il cessate il fuoco. Ecco, non è questa, le domando in senso provocatorio, ma insomma lei naturalmente poi risponderà come ritiene, non è questa la frontiera più pacifista che oggi è presente nel dibattito politico internazionale, nella diplomazia, e non quella, diciamo, del non intervento, dal momento che lì era in atto uno sterminio, ecco, degli oppositori di Gheddafi a Misurata e a Bengasi. Grazie. Buonasera intanto e grazie per questo invito. Ringrazio davvero in particolare perché, come chi mi ha invitato poteva facilmente immaginare, non è la mia una voce così facilmente in sintonia con un pensiero che qui immagino essere largamente presente su questo come su altri argomenti. Dunque il ringraziamento è duplice e ancora ringrazio perché la mia non è neanche poi la voce di un partito, di un'organizzazione, dunque davvero grazie per l'attenzione. Ora, prima di dire quello che penso, questa posizione della Germania, che a me pare una posizione interessante, è la posizione politica che, diciamo così, per chi pensi criticamente l'intervento è l'unica possibile oggi, perché l'intervento c'è, il no fly zone c'è, e dunque se tu vuoi intervenire politicamente devi prendere atto che questa c'è, quale che sia stata la tua posizione precedente, e devi dire cosa succede da qui in avanti. Quello dice, in qualche modo, fermati, avvia una fase di transizione, una trattativa possibilmente, e dunque
è una posizione molto realistica. Io vorrei provare a proporre un ragionamento attorno a questa questione della pace e del pacifismo. Ora, il pacifismo, come qualsiasi idea forza, non si traduce in un manuale, vale per qualsiasi ispirazione politica. Non è che siccome tu aderisci a questa corrente di pensiero, ne deriva che di fronte a un fatto nuovo che apre, vai al punto 12 della pagina 14 e sai cosa devi fare. No, non accade per nessuna grande idea. È un'ispirazione, appunto. E siccome, diciamo, io ho delle cose che sono un po' prevedibili su certi punti, vorrei dire che io non penso che il pacifismo possa muoversi in continuità con le storie anche recenti, non dico con quelle lontane nel tempo, anche con quelle recenti. Cioè non è la stessa cosa praticare il pacifismo oggi rispetto alla fase in cui gli Stati Uniti d'America erano guidati dall'amministrazione Bush, ispirata da una corrente di pensiero come quella dei neoconservatori, che era approdata persino a teorizzare la guerra preventiva, una sorta di guerra permanente, il cui retroterra culturale era quello del conflitto di civiltà e dello scontro con l'Islam, e in particolare con l'Islam politico, come cornice di una lotta contro il terrorismo, che peraltro confine tra il terrorismo e il mondo islamico in quella visione era molto labile. In quella condizione il pacifismo si manifestava come un'opposizione, diciamo, totale a un'intera schieramento, a una politica guidata dagli Stati Uniti d'America con i suoi alleati. Del resto l'Europa era sostanzialmente compatta, guidata dalla Gran Bretagna di Tony Blair, nella particolare vicinanza agli Stati Uniti d'America, e quello era il conflitto. Quel conflitto produsse un movimento per la pace che in una giornata portò 110 milioni a manifestare per le piazze del mondo, e il New York Times, come tutti ricordate, parlò di quella come della seconda potenza mondiale. Naturalmente per chi appartiene a questo campo è il momento anche di una riflessione, perché quel movimento non è stato duraturo, perché ha avuto un movimento carsico, perché si è inabissato, perché non ha ottenuto risultati nell'organizzazione del mondo. Penso per esempio che anche in questo caso si è patito moltissimo il fatto di una ONU, se mi permettete la rozzezza, disarmata, cioè di un'ONU che può sì effettuare una risoluzione, ma per esempio non ha una forza di polizia internazionale a cui affidare una missione. Per cui all'indomani dell'orientamento preso devi scegliere chi sono i protagonisti. Appunto, questa cosa dei volonterosi è indicativo almeno di uno stato indefinito, almeno, e tanto che comincia subito dopo persino la discussione su chi deve guidare l'impresa. Dunque diversità che si vede anche nel fatto che proprio quell'Occidente che era, diciamo, sostanzialmente unito dietro le bandiere di Bush è oggi assolutamente diviso. È assolutamente diviso e articolato. Io dico questo per parlare di una crisi, non per dare, diciamo, un giudizio di valore, per parlare di una crisi. E indubbiamente Obama è un fatto di grande novità, lo si vede anche adesso. Uno può essere d'accordo interamente, parzialmente, per niente, ma la discontinuità dell'amministrazione Bush è evidente ed è un fatto enorme nella storia dell'organizzazione del mondo, enorme. Il fatto stesso, vabbè, naturalmente qui contano i gusti personali, ma il fatto stesso che il capo della principale potenza, sebbene in declino, che governa il declino anche con questa interrogazione critica sul destino degli Stati Uniti d'America e esprime dei dubbi anche sulla tattica da seguire, secondo me fa bene alla salute del mondo. Avere un leader che invece di una grande potenza, che invece di gonfiare i muscoli e gridare frasi di guerra, si interroga problematicamente sull'efficacia delle scelte da fare, è un bene. Il secondo bene è che il mondo è davvero diversificato. Non dirò come il presidente Mao che il disordine è totale sotto il cielo, la situazione è eccellente, perché proprio eccellente non si può dire, è vero, ma certo che il mondo sta cambiando la sua fisionomia. E anche questa guerra in Libia contribuisce a mettere in evidenza questo mutamento.
non è sfuggito a nessuno di voi che appunto siete molto attenti politicamente, che in questa grossolana divisione del mondo, oltre alla novità di Obama, ce n'è un'altra. Cioè il fatto che grandi paesi come il Brasile, la Russia, la Cina e l'India, cioè i paesi che vanno sotto il nome del BRIC, non stanno con la no-fly zone, non stanno con l'intervento. Stiamo parlando di un'articolata potenza del mondo, no? E credo che nell'economia del discorso che faccio mi si possa non chiedere cosa si può pensare dei singoli paesi. È evidente la distanza abissale che c'è tra il Brasile di Lula ieri e la Russia di Putin, è vero, ma è indicativo che dei paesi che approssimativamente chiamiamo non occidentali, che hanno molto a che fare con questo perno orientale, anche nel suo rapporto, si schierano diversamente e dicono no, noi non siamo d'accordo per questo intervento. Secondo me ha a che fare con una mutazione strutturale del pianeta. Noi parliamo di crisi come se fosse, finisco subito, di una crisi generale, non è vero. Noi viviamo, l'Occidente vive la crisi economica indotta dalla bolla finanziaria e dalle sue conseguenze. Quei paesi continuano a crescere a tasso del 10%, il BRIC o dintorni, quindi crisi un corno, quelli sono fuori dalla crisi, sono proiettati in avanti, non vi rubo tempo, ma anche sono attraversati da riflessioni interessanti, non conta niente cosa penso io, ma insomma sono sempre stato ipercritico nei confronti della Cina, della nuova Cina, molto critico, però non può non interessarmi il fatto che è aperta una discussione se convertire quella grande economia del mondo prevalentemente verso la domanda interna piuttosto che verso l'esportazione, sottoporre a una critica il paradigma del PIL, riflettere, come ha detto, naturalmente lo dico come indicativo di cultura, il suo capo di governo, che i funzionari di partito di governo nel territorio farebbero meglio a pensare più alla felicità dei popoli che all'andamento del prodotto interno lordo, dico, siamo dentro una riflessione. Posso dire che in Occidente io vedo solo la crisi, ma la riflessione di questa portata non la vedo. Che insomma Obama è importante perché mette in evidenza la crisi, più che esserne la soluzione. E che questi grandi paesi mostrano una differenza rilevante. Quando uno dice adesso ai pacifisti siate realisti, è troppo facile per un pacifista rispondere, beh, fatemi realista almeno come la Cina, l'India, il Brasile e la Russia. Cioè, non è che io sono un poeta e loro sono navigatori. Presidente, però posso farle un'osservazione, non volevo contraddirla, però questi paesi avrebbero avuto, alcuni da un punto di vista anche formale, altri più politicamente, potevano bloccare, manifestare un dissenso. Sì, la verità è che lei può benissimo hanno preso una distanza, ma non hanno espresso un dissenso. Ma io non mi metto la maglia del BRIC, non sto dicendo che allora ci trasferiamo, sto dicendo un'altra cosa, che c'è un'articolazione di posizione. È irrilevante nel mio ragionamento cosa avrebbero potuto fare. Quello che è rilevante è che il mondo si sta dividendo per linee diverse dalla fase fine Novecento, inizio della globalizzazione. La fase ascendente della globalizzazione ha prodotto una tendenza all'omologazione del mondo sotto la guida nordamericana. La fase della crisi della globalizzazione e del capitalismo finanziario globalizzato produce una diversa articolazione del mondo in cui le linee di faglia, per fortuna, non sono quelle tra est e ovest, non so se questo si può dire per fortuna, l'eredità anche di grandi divisioni ideologiche, la contesa tra capitalismo e socialismo, ma sono una nuova divisione che porta in luce interessi diversi, strategie diverse, eccetera. Questo è il punto. Mettere la guerra in questa situazione, secondo me, è un errore grave, grave. È un elemento, e spero che si capisca che sto proponendo quindi un ragionamento di un pacifismo che si aggiorna. È un errore grave alla luce di questi cambiamenti. E io prendo come una cartina di tornasole importante, proprio il contrario di quello che lei diceva. La Lega Araba dice fate il no-fly zone, la Lega Araba. Ma appena il no-fly zone si realizza,
nelle forme, qui Casini dice una cosa secondo me realistica, nel momento in cui lo decidi, poi le conseguenze grosso modo sono quelle, possono essere un po' meglio o un po' peggio, ma adesso non mi venite a dire che è una differenza qualitativa quello che è accaduto da quello che ci si poteva aspettare, soltanto che la Lega Araba, che aveva invocato l'intervento militare, ne prende le distanze criticamente, e si capisce perché. E si capisce perché? Perché una volta che avvii quella strada, riscatta un meccanismo che il giorno prima dell'intervento non c'era, che tu hai, sei guardato con una legittima suspicione, perché tu hai un'eredità coloniale, hai l'eredità delle guerre precedenti fatte anche in quest'ultima fase, e questo Occidente non è innocente. Non è innocente e dunque guardato con sospetto. Io non credo che in questa vicenda conti molto la vicenda del petrolio, penso io, diversamente da quelle precedenti, eppure viene molto usata, perché il sospetto è legittimo quando anche non è questa la motivazione. E il fatto poi che in Europa una linea di faglia altrettanto profonda di quella del mondo passa tra la Francia e la Germania, cioè tra le due principali forze di questa Europa, vi dice che non c'è più un soggetto statuale, politico istituzionale che in qualche modo parli dell'Occidente che non sia in crisi. A questo punto per me il pacifismo costituisce un'immaginazione di futuro, e questo è il problema. Naturalmente, ho finito, io penso che noi, quelli che pensano come me, non possono sottrarsi a un interrogativo. Gli interventi di guerra precedenti secondo me non avevano alcuna motivazione spendibile, tanto è vero che quella in Iraq ha dovuto appoggiarsi su delle falsità che poi sono state appunto contraddette, ha dovuto dire delle bugie per fare la guerra, perché la consistenza era zero, e tanto è vero che era sovrastata da una teoria come quella degli amici di Bush. Questo intervento, che io non condivido, ha una motivazione forte, perché dice: non solo salviamo delle vite umane, che è un discorso con la guerra poco compatibile, perché appunto ne fai tu di vittime umane, ma invece difendiamo gli insorti che parlano il linguaggio della democrazia, che è un linguaggio che una nuova generazione sta producendo in un'area strategica del mondo. Il mondo arabo e o islamico è attraversato da una domanda di democrazia straordinaria, con un contagio grandissimo. Capisco che la Libia non è nell'Egitto, lo so anch'io, ma sono per sottolineare più le parentele che le differenze quando c'è una grande stagione democratica. E dunque io capisco che gli insorti debbono essere la tua parte contro Gheddafi. Devi dire, quindi devi dire cosa vuoi fare. Questo io riconosco che è un problema, ma questo problema, che secondo me ha soluzioni diverse, adesso è inutile ricordarle qui, non può essere addotto per giustificare un intervento di guerra, perché su un terreno ci possono essere delle insufficienti le risposte da dare, sull'altra c'è una risposta sbagliata, perché riporta indietro l'orologio della storia nel momento in cui il mondo sta tutto cambiando e tu non hai solo contro i pacifisti, ma hai contro grandi potenze del mondo, hai il dubbio di una forza come quella tedesca, e quindi francamente secondo me questa scelta copre semplicemente un deficit strategico. Cioè la mia opinione è che l'Occidente è in crisi, che le classi dirigenti dell'Occidente lo sono in particolare, e che quindi noi dovremmo discutere di questo, cioè dovremmo discutere di noi, perché quella guerra è il segno più dei problemi dei libici, che c'è naturalmente, dei nostri problemi irrisolti, di questa Europa che non ha una convinta scelta di un orizzonte, di un diverso sviluppo, diverso da quello esistente, e di una reale democrazia, dopo che l'abbiamo vista così mortificata negli ultimi 25 anni. Grazie. Grazie Presidente. E a Franceschini volevo chiedergli una risposta a questi temi, anche perché penso che il PD in qualche modo sia nato intorno a un'idea di politica internazionale fondata sulla coesistenza, da una forte critica di quello che è stato negli anni, nel decennio scorso, l'impostazione di Bush. Insomma, il movimento per la pace, i temi pacifisti lo hanno attraversato, in qualche modo ne sono anche alla base, e quindi
Immagino che nel rispondere alla domanda dell'opinione pubblica il PD debba spiegare, come per del resto hanno fatto tutti gli interventi in aula in questi due giorni al Senato e alla Camera, hanno dovuto premettere questa non è una guerra. E poi un'altra cosa, c'è un disagio cattolico specifico? Questa è un'altra domanda. No, su questo naturalmente noi veniamo dipinti sempre come o dentro sciagure e divisioni o alla vigilia di sciagure e divisioni, così è stato anche prima del voto a Camera e Senato la rappresentazione su alcuni giornali di un PD che si sarebbe diviso drammaticamente. Nel voto di ieri c'è stato un gruppo parlamentare, così come al Senato, assolutamente compatto e condiviso sulla scelta che insieme alle altre opposizioni abbiamo fatto su un tema così difficile e così complicato. E la semplificazione nell'uso della parola guerra naturalmente aumenta il disagio nelle opinioni pubbliche, insomma, nelle giovani generazioni in particolare, è giusto che sia così. Però io ritengo, intanto che è difficile immaginare che quelle persone, quei giovani, quelle che hanno riempito le piazze della Libia, che hanno riconquistato dentro un'aspirazione alla libertà e alla democrazia, perché questo è quello che sta avvenendo in tutti i paesi che adesso sono al centro di un fenomeno di contagio che difficilmente si fermerà e che noi non eravamo pronti, non ci aspettavamo, non si aspettavano neanche i commentatori più attenti del mondo arabo, cioè l'idea che lì ci fosse un'opinione pubblica cresciuta silenziosamente sotto regimi dittatoriali sostanzalmente, pronta a scoprire di essere un unico popolo con delle battaglie condivise, avere già dei leader, avere delle organizzazioni, tutta una cosa che il mondo occidentale ha ignorato, non ha aiutato, non ha sostenuto colpevolmente. Invece è una grande domanda di libertà, è difficile rispondere a quelle persone sotto il rischio dei bombardamenti o dei carri armati o delle conseguenze successive alla ripresa del controllo del territorio, spiegare che noi analizziamo i fenomeni globali, lì serviva un intervento urgente. E dentro questa vicenda, adesso voglio uscire dal dato particolare per riprendere alcune cose che diceva Fausto, io trovo invece che ci sia complessivamente un passo avanti della comunità internazionale. Primo, perché è sempre più evidente che non si può più e non si potrà più circoscrivere dentro l'argomento politica interna, fatti interni ad un paese, ad uno Stato sovrano, le violazioni dei diritti dell'uomo o i genocidi o tutto ciò che viola, insomma, i principi più elementari. Non si può più perché non lo consente l'opinione pubblica. E nel mondo globale l'informazione non è soltanto la rete che ha consentito oggi, insomma, perché la rete è difficile da controllare, quindi quei fenomeni sono nati, si sono organizzati attraverso la rete, si può chiudere un sito, chiudere un altro, ma è un fenomeno incontrollabile, un grande spazio di libertà, anche quello si è utilizzato, di democrazia si è utilizzato in modo intelligente. Ma non solo perché si è visto che il mondo globale non si può più imbracare dentro delle forme di controllo o di censura, ma anche perché è evidente che non si possono più affrontare quegli argomenti dicendo è un problema dentro uno Stato. E quindi si pone il problema che la comunità internazionale deve intervenire e si vede, lo si è visto anche questa volta, come la comunità internazionale è sostanzialmente priva di regole vere e di strumenti per applicare quelle regole. Siamo dentro una forma completamente imperfetta, perché le Nazioni Unite adottano una decisione, per applicarla la fanno i singoli stati o coalizioni di stati, oppure si invoca l'intervento della NATO come se la NATO fosse lo strumento nato per questo. Non è nato assolutamente per questo. E diciamo, il suono, l'idea che la NATO è meglio di una coalizione di stati, che è vero, però è comunque il segno dell'imperfezione e del ritardo in cui siamo, perché la ragione sociale è tutta un'altra. Qual è la forza? Che comunque è un organo sovranazionale, quindi sei già a un livello superiore. Il dato positivo è che rispetto, pensiamo all'Iraq, questa volta si è verificato che la delibera del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, avvenuta senza che alcuni stati dubbiosi o contrari mettessero il diritto di veto, è la precondizione per qualsiasi intervento di questo tipo. Cioè non sarebbero potuti partire gli aerei francesi, è vero, sono partiti mezz'ora dopo, ma è il riconoscimento che tutta la comunità internazionale ormai fa, soprattutto dopo il trauma dell'Iraq, che se non c'è l'ombrello di una decisione internazionale non si può più fare, perché allora è guerra o violazione della sovranità nazionale. Questo è un passo avanti importante.
Io penso che questo sia un terreno di riflessione molto forte, molto interessante, in cui noi dobbiamo guardare i dati urgenti che richiedono delle scelte politiche. Un'altra volta si è visto il vuoto drammatico dell'Europa, cioè quando siamo dentro un'emergenza che non sia di politica finanziaria, anche quando è di politica finanziaria, ma appena si esce dal terreno economico, ancora di più c'è il vuoto totale, cioè non si parla nemmeno più di un livello europeo, si torna direttamente agli stati nazionali. Non c'è nemmeno un luogo in cui cercare di impedire che Francia e Germania siano su due posizioni diverse. Sull'Iraq è successa la stessa cosa e noi eravamo dalla parte sbagliata e lì Francia e Germania erano dalla parte giusta. E quindi c'è prima, questa è un'urgenza davvero, non è che si risolve domattina, ma lo dico per, anche per noi, per il nostro partito, per il nostro campo. Cioè, questa è una delle grandi battaglie, ogni volta si dimostra sempre di più che la dimensione minima per affrontare qualsiasi problema, soprattutto rispetto ai grandi paesi, è la dimensione europea, che sia un problema economico, politico, strategico, militare, di aziende, di controllo, di scelte politiche, ambientali, non c'è un livello inferiore, sotto quello non è nessun ruolo. E la seconda cosa è che si può avviare una riflessione o un tabù, che noi siamo dentro una contraddizione pazzesca, cioè noi pretendiamo giustamente che come dire, la democrazia si espanda dentro i singoli stati, non con l'uso delle armi, ma sostenendo per esempio quelli che la chiedono a forza. E quindi diciamo il principio che la democrazia è un valore universale e che quindi bisogna aiutare che i singoli stati arrivino all'interno ad avere regole democratiche, anzi ci sono delle forme di controllo superiori a che nei singoli stati le regole democratiche vengano effettivamente rispettate e attuate. Appena si esce dal livello nazionale e si va sul livello sovranazionale, che è quello sul quale ormai si devono affrontare tutti i problemi, che si chiamino economia, finanza, terrorismo, ambiente, infrastrutture, ormai bisogna andare sul livello sovranazionale. Appena si va a livello sovranazionale scompare ogni apparenza di democrazia e contano le due cose più primitive a cui il mondo sembra rassegnato, perché non si affronta nemmeno una riflessione su questo. Quando si torna al rapporto tra stati, i due criteri per stabilire l'importanza degli stati, a cominciare dal G7 poi diventato G20, sono potere economico e potere militare. E se tu non hai potere economico, potere militare, ma hai 100 milioni di abitanti, non conti niente, sei zero. Sei zero. Cioè sei, mentre pretendiamo di espandere la democrazia dentro gli stati, nel livello sovranazionale a cui affideremo tutte le decisioni del nostro futuro, lì conta solo potere economico e potere militare. E c'è qualcosa che non va? Di distorto in questo o no? Vogliamo non è che dipende da noi, ma vogliamo cominciare a affrontarla questa riflessione? Io penso che sì, questa crisi e la gestione di questa crisi ci spinge ancora di più ad affrontare con urgenza questi problemi. Io non vorrei essere troppo brusco nel cambiare argomento, però sono brusco. Allora, cambio anche l'ordine degli interventi. Pongo questa, la prima questione, volevo tornare a parlare di Italia e quindi del quadro che si presenta davanti a noi. Vorrei porre questa prima domanda al Presidente Bertinotti. Noi abbiamo superato una fase in cui sembrava che Berlusconi fosse venuta meno la maggioranza parlamentare e siamo entrati in una seconda fase della legislatura in cui Berlusconi, insomma, sia pure di misura e con una maggioranza non particolarmente brillante e coesa, è avanti, tira avanti in questa legislatura. A suo giudizio, che compito lei assegnerebbe alle forze? Conosciamo la sua, diciamo, riflessione critica che anche recentemente ha sviluppato nel libro da poco uscito sulla difficoltà della sinistra di ritrovare un profilo, un'identità propria. Ecco, ma io le domando, secondo lei che orizzonte si dovrebbe dare la sinistra e il centrosinistra? Secondo lei è immaginabile un percorso simile a quello del 94 in cui, diciamo, l'unità dei progressisti può pensare da solo di risolvere una crisi come quella che ha l'Italia davanti, di cui cito per titoli solo le questioni più importanti, c'è cioè una crisi istituzionale evidente e dall'altro una crisi economico-sociale altrettanto
altrettanto di grandi dimensioni, ecco, e quindi diciamo probabilmente consegnerà al governo dopo Berlusconi dei compiti enormi in termini di risanamento prima che di redistribuzione. Viene da dire a saperlo, cioè, perché lo chiedi proprio a me, poi non ho è semplicemente perché non ho grandi titoli per anche visti i risultati di azioni precedenti, no? Quindi chiedo scusa, diciamo, con l'avvertenza che quello che dico è semplicemente una riflessione personale. Allora, io credo che è importante il punto da cui si parte, questo è davvero importantissimo, non è per la vecchia, per una vecchia concessione a una cultura che per molti di noi è stata molto importante, quella del rapporto tra l'analisi della fase e le scelte politiche, le linee strategiche, per usare appunto quel linguaggio ormai un po' desueto, si possono assumere. No, io penso proprio che senza mettere il baricentro della ricerca e della risposta politica sulla crisi di società dell'Europa, io questo sono molto d'accordo, così me la cavo rapidamente con la cosa che diceva Dario, ogni possibilità di risposta anche a quella che sembra più possibile a livello nazionale o a una dimensione europea, nessuna possibilità di efficacia, cioè di grandi cambiamenti. Ora, in questo sono molto d'accordo, ma allora la domanda viene, primo, l'Italia è un caso, una eccezione nel panorama europeo, segnata prevalentemente dalla presenza di un leader come Berlusconi, di un fenomeno politico-culturale come il berlusconismo, oppure invece l'Italia è una estremizzazione, in grazie anche a questo fenomeno, di una tendenza che è una tendenza prevalentemente europea? La mia risposta, appunto, voi mi scusate le approssimazioni naturalmente, è la seconda. Cioè che l'Italia è l'estremizzazione di una tendenza europea. In che cosa si manifesta questa estremizzazione? In due elementi cruciali. Il primo è la, per usare una captatio benevolenza nei vostri confronti, direi la crisi della democrazia. Se volessi essere meno, diciamo, gradevole, direi che siamo passati a una fase post-democratica in Europa, a un regime oligarchico. Cioè che in realtà noi abbiamo l'apparenza dell'ordinamento democratico, e non solo l'apparenza, degli esercizi importanti come l'esercizio di voto, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, seppure condizionata, l'essenziale è deciso non solo, Dario, in una dimensione sovranazionale, ma questi poteri sovranazionali sono poteri non democratici. Domanda, la Grecia secondo voi è in una condizione democratica o è un paese occupato? Non è occupato dall'esercito, è occupato dall'autorità monetaria. L'Irlanda com'è? E progressivamente i paesi che fanno parte della comunità europea non sono forse sotto una dittatura che passa da Maastricht alle decisioni della Banca Centrale Europea, a degli orientamenti che adesso, seppur in una discussione complessa, intervengono anche sui bilanci degli stati, ma intervengono sui bilanci degli stati per fissare degli ordinamenti che dovrebbero essere a disposizione della politica, perché che la Banca Centrale Europea faccia una politica di stabilità dei prezzi oppure insieme alla tendenza alla stabilità dei prezzi punti a costruire politiche che favoriscono l'occupazione è una scelta in larga misura dirimente. Questa scelta non è sottoposta a un vaglio democratico. La Banca Centrale Europea ha un'autonomia persino superiore a quella della Federal Reserve nei confronti del Parlamento americano e i parlamenti in ogni paese sono ridotti sostanzialmente a delle casse di risonanza degli esecutivi e dei governi che sono diventati dentro le culture del decisionismo gli elementi centrali della decisione. Quante decisioni prende il Parlamento italiano per via di decreti legge e di fiducia? Nettamente soverchianti.
non è un caso, è che si è prodotta questa. Dunque, primo elemento, io penso, una crisi dell'ordinamento democratico nel suo punto sostanziale. Il secondo elemento della crisi dell'Europa è la grande stagione seguita alla vittoria contro il nazifascismo, non ho bisogno di dire a voi quanto contraddittoria, che tuttavia ha visto le grandi costituzioni, a partire da quella italiana, pensare non solo il mai più contro l'abominio del nazifascismo, ma anche una nuova idea della democrazia. Bobbio diceva la democrazia come eguaglianza, quella che si legge nell'articolo 3 della Costituzione Repubblicana Italiana, ma anche in molti articoli di quella francese come in quella tedesca. Quella storia non è semplicemente un dettato costituzionale, è stata un'idea. È stata l'idea che ha animato il compromesso democratico in Europa. Naturalmente so bene che esisteva il peso di dell'Unione Sovietica, so bene che era una storia di un movimento operaio a cui oggi non ci si può più riferire, ma quella storia dà luogo a un modello sociale europeo. Tesi mia, questo modello sociale europeo è oggi aggredito nelle fondamenta. Una costruzione materiale ha abbattuto sostanzialmente l'ispirazione delle grandi carte costituzionali in alto e in basso. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, da cui si evince che il lavoro è un diritto dovere su cui poggi i diritti di cittadinanza. È accaduto fino allo statuto dei diritti dei lavoratori e oltre. La mia opinione è che la pratica sociale, le leggi, gli accordi, i contratti realizzano invece un abbattimento di questi diritti e di queste conquiste. Quando alla Fiat viene proposto il modello a Marchionne, a me impressione, prima ancora che la limitazione del diritto di sciopero, che la riduzione del potere dei sindacati, la proposta di una organizzazione della produzione intrinsecamente autoritaria, con una idea sostanziale della demolizione di ogni elemento di soggettività. Questo elemento è, secondo me, sostanzialmente dette fabula narratur. Se non è così, è con la precarietà e in altro modo. In ogni caso, la civiltà del lavoro conquistata nei 30 anni gloriosi è oggi messa in discussione radicalmente. Questa è la mia opinione. Allora, il discorso che lei mi proponeva, secondo me, comincia da qua. Le due grandi componenti europee, l'approssimazione è grossolanissima, le sinistre e il campo dei moderati, entrambe democratiche, sinistra e moderati, entrambe democratici, che compito storico hanno di fronte a questo passaggio? Ce l'hanno e ce l'hanno in un rapporto l'uno con l'altro di possibili alleanze? Io penso che non si possa rispondere a questa domanda se non si costruisce un cantiere dei luoghi, che è quello, secondo me, che più ci mancano oggi in Italia, in cui ci possa essere una partecipazione così diffusa di confrontarsi con questo grande tema. Dei movimenti stanno crescendo. L'Italia ormai, secondo me, è difficile dare un giudizio unitario sull'Italia, ce ne sono 100 Italie. Ce ne sono 100 Italie non solo per la realtà tradizionale delle articolazioni territoriali, ma anche culturali, soggettive. Domani ci sarà una manifestazione a Roma, ma se noi guardiamo il panorama di tutti questi mesi, è un paese attraversato dai movimenti, attraversato. Ma del resto non solo l'Italia. In Francia in un mese e mezzo ci sono 6 scioperi generali, in un mese e mezzo. Dunque siamo di fronte ad una dinamica della società civile che, tuttavia, posso dirla in termini che spero non offensivi per nessuno, è totalmente separata dalle dinamiche politiche. Cioè, noi guardiamo con interesse, giusto, sono d'accordissimo, alle rivolte del Nord Africa e, in prima approssimazione, diciamo, grandi rivolte democratiche senza partiti e senza leader, grossolanamente. Qui ci sono i partiti e i leader, ma i movimenti, mi sbaglio o no, non interloquiscono con questa progettualità. Insomma, io provo ad andare in un'assemblea universitaria,
sento parlare pochissimo dei temi di cui invece si parla ordinariamente sulla scena della politica e viceversa. Ma non è una questione di divisione del lavoro. Secondo me il problema è che noi siamo di fronte a una sfida enorme. Ricostruire la democrazia e non, ecco qui il punto, non opporre la crescita alla crisi, ma io penso alla costruzione di un modello sociale europeo. Oggi viene aggredito da destra, ma l'idea che abbiamo noi di un modello sociale europeo mi piacerebbe venisse declinata. Perciò penso che senza avere alcuna disinteresse verso la traiettoria delle componenti moderate, io penso che ci sia un Prius, che sia in Europa la costruzione di una grande forza di sinistra, una grande forza di sinistra in cui tutte le sue componenti possano rientrare, tutte, quelle nella sinistra che vengono considerate radicali come quelle moderate. Perché questo elemento, senza questo elemento, il discorso, secondo me, finisce obbligatoriamente in una ricerca di alleanze in funzione semplicemente del governo. Il governo è una cosa importantissima, ma io credo che tutte le esperienze che abbiamo compiuto ci dice che senza maturare una idea di società, poi la prova non regge. Io credo che la differenza tra il Brasile di Lula e l'Europa del centro-sinistra sta qua. Non è tanto una questione che uno è più di sinistra dell'altro, è che uno ha costruito una prospettiva che è di società e che è diventata di governo, e che se invece tu costruisci semplicemente un'alleanza per vincere, poi non regge la prova, perché democrazia e modello di sviluppo sono problemi troppo grandi per non affrontarli così. Altrimenti, se sei sul terreno della tattica, forse il vecchio motto cislino di marciare divisi per colpire uniti sul terreno tattico continua ancora a funzionare. Grazie Presidente. Adesso vorrei chiedere al Presidente Casini qual è la sua lettura di questa fase politica iniziata dopo, diciamo, la prova di resistenza di Berlusconi. Lei all'indomani di quel voto parlamentare, in una condizione in cui anche i suoi più stretti alleati erano in grande difficoltà, lei decise di dar vita al terzo, un'azione di ricoordinamento di tutte le forze che si erano trovate al centro, e quindi in qualche modo ha deciso di iniziare questa seconda fase della legislatura in una posizione diversa, ha anche cambiato le parole d'ordine che nei mesi precedenti erano state quelle del cosiddetto nuovo polo, terzo polo, come si è chiamato. Ecco, ma lei come vede lo sviluppo di questa legislatura? La stessa esistenza di una forza moderata diversa dalla nuova alleanza che si è consolidata negli ultimi 5-6 anni tra PDL e Lega pone una questione politico-istituzionale e sociale che è completamente diversa dallo schema con cui abbiamo lavorato negli ultimi 20 anni. Quindi lei che cosa vede? Cioè, secondo lei un'alleanza tra i moderati e i progressisti, ma adesso non voglio metterla in termini di prospettive elettorali, perché credo che la questione di autonomia politica che lei ha posto nel far nascere il terzo polo in questo momento sia nettamente dominante, però le domando: è possibile immaginare un'articolazione diversa della società senza, e della politica, senza un cambiamento che coinvolga tutti? Innanzitutto vorrei dire, ma non solo per un fatto così di cortesia tra ex presidenti della Camera, che le riflessioni di Bertinotti sono molto interessanti. Naturalmente non mi trovano d'accordo, ma sarebbe molto interessante approfondirle, tutte le riflessioni che ha fatto, perché io mi rendo conto che sono temi da cui noi non possiamo scappare. Io ho dei figli ventenni e non c'è dubbio che sono distanti dalla politica, sono distanti da una politica autoreferenziale che in molte circostanze rischia di dar vita a un'oligarchia senza partiti,
perché la forma partito è drammaticamente in crisi. Ti vorrei far notare, però, solo perché tu lo possa approfondire nelle tue riflessioni, che intanto ci sono anche in Europa fenomeni come quelli della figlia di Le Pen, che non sono proprio così banali, considerando che rischiano di portare al 30% e di impedire a Sarkozy di andare al ballottaggio. Cioè il tema dei movimenti, decliniamolo a 360 gradi, in fondo una faccia della medaglia di questa vicenda è anche l'esperienza della Lega, quello che ha determinato, eccetera. Però, poiché mi sento, diciamo così, tra amici, io vorrei andare al nodo di quello che tu mi hai chiesto, perché con tanti amici del PD che vedo qui, tanti amici parlamentari con cui parliamo durante le nostre giornate alla Camera, io capisco perfettamente che si pensa che io faccia sfoggio di un eccesso di tatticismo, per cui Pier Furbi, questo, quell'altro. Allora, io penso invece una cosa che vi prego di non sottovalutare, perché è la profonda motivazione che io avverto e di cui sono intimamente e direi eticamente convinto. Io sono convinto che questo paese stia andando nel baratro e sono convinto che questa sia il problema dominante che noi abbiamo e che ce l'abbiamo tutti. Direi che quello che mi colpisce della destra e della sua classe dirigente è l'inconsapevolezza di questi problemi. Guardate che in queste ore sono capitate delle cose devastanti che vanno oltre il problema della Libia o il tema del processo breve o le furberie di Paniz sulla responsabilità dei magistrati, che fa scappare da piangere o da ridere, ma sono molto più gravi. Cioè, noi abbiamo avuto nel 1990, negli anni 90, l'Italia che è uscita da settori bene, male, a giusta ragione, però è un dato di fatto, è uscito da settori come quelli della chimica, il paese ha avuto importanti asset nazionali che sono stati svenduti all'estero o che dall'estero sistemi molto più compatti dei nostri in termini economici sono venuti e hanno acquisito. Nel giro dell'ultimo mese è stata una catastrofe, a partire dai marchi dell'alta moda e del Made in Italy, di cui ci riempiamo tutti la bocca, salvo che ormai non nessuno è quasi più italiano, al tema della Parmalat, al tema della Edison. Noi sostanzialmente rischiamo, per la debolezza del nostro tessuto economico e sociale e per la mancanza di qualsiasi interpretazione della politica su queste vicende, perché il fatto che il governo il giorno dopo, quando i buoi sono scappati, cerchi di rimediare nel modo affannoso con cui sta cercando di rimediare, è il segno che questo è un paese, credimi, in cui le vicende Marchionne rischieranno di moltiplicarsi nei prossimi anni se noi non ci poniamo il problema di difendere il sistema, di riprendere la strada della crescita. I nostri ragazzi, quelli magari un po' più fortunati, che hanno dei papà un po' più, ma rischiano di andarsene e di non tornare. E a volte io mi chiedo, guardando le mie figlie, ma io, se voglio bene veramente a queste ragazze, dovrei dirgli: andate in Inghilterra, studiate e rimanete lì. Allora, perché io dico questo? Perché questo è il terribile problema che noi avremo davanti. Io sono convinto che l'epoca di Berlusconi sia finita. E lì, tempo fa, parlavo con un grande vecchio della Repubblica che mi disse: ma Berlusconi, ma Casini, ma Berlusconi ne parlate voi, Berlusconi non c'è, Berlusconi non c'è più. In privato ti dirò chi era. E effettivamente aveva ragione. Ha ragione, perché noi rischiamo nella nostra autoreferenzialità di, allora, il giorno in cui Berlusconi politicamente avrà gettato la spugna, noi rischieremo di guardarci negli occhi spaventati di quello che ci attende
se non siamo riusciti a far trapelare nelle vene della società italiana questo problema, allora io dico, non per tatticismo, che ciascuno deve fare la sua parte, che non è accettabile che il mondo dei moderati italiani, da cui io provengo, in cui io sono radicato, debba ritenere sostanzialmente delegato in eterno il berlusconismo alla propria rappresentanza, perché se Berlusconi fosse stato veramente capace di incarnare quel miracolo economico o quel miracolo italiano che ha evocato all'inizio, beh, poi alla fine uno lo può contestare o meno, ma potrebbe essere almeno un discorso di cui si può parlare. Poiché tutto questo è svanito, poiché tutto quello che è l'eredità di questi 20 anni è il nulla, perché drammaticamente questo è il problema, e questo è anche il fallimento nostro, di chi ha ritenuto, nostro, mio, non vostro, mio, di chi ha ritenuto 20 anni fa che probabilmente in condizione di emergenza poi però tutte queste anomalie si sarebbero compatibilizzate con un processo, no, non si sono compatibilizzate, si sono moltiplicate al punto di contagiare gli altri. Perché il tema, ad esempio, della personalizzazione della politica, ma scusate, da Vendola a Renzi sono due facce diverse di un'interpretazione univoca, ed è talmente evidente che questo è il meccanismo che si sta impadronendo della società italiana, in cui sostanzialmente il partito è un impiccio. Le primarie, ma oddio, io non ho mai creduto alle primarie, non farò certo io l'apologia delle primarie, ma diciamo anche la verità, riconosciamo che è uno sforzo, perché portare milioni di persone a votare, dico, tutto sommato dovrebbe essere una cosa che viene guardata con rispetto. Ebbene, ma tutto questo è un impiccio rispetto a quella interpretazione della politica. Allora, io penso questo, e lo penso sinceramente, che il compito di noi moderati, di chi ha un tragitto come il mio, di chi è stato ed è espressione radicata nel Partito Popolare Europeo, che è un'altra cosa rispetto al percorso che io rispetto molto del Partito Democratico, il nostro compito da due posizioni diverse è far emergere una consapevolezza comune, perché questo paese non potrà più essere guidato riproponendo i meccanismi del passato. L'idea che ci sia un'autosufficienza politica della sinistra nel governare il processo di crisi della società italiana, ma è fuori dal mondo. Se qualcuno lo evoca, non saranno i numeri a renderlo credibile. Se anche ci sarà il 55%, il 60% del PD e dei suoi alleati, ma amici, non sarà gestibile questa cosa senza uno sforzo di ricostruzione, che è quello sforzo della ricostruzione italiana che si è fatto negli anni 50, che ciascuno ha fatto dal suo angolo di visuale, ma facendo sempre prevalere la consapevolezza dell'unità. Allora io dico questo, io mi auguro anche, lo dico sinceramente, io mi auguro che anche dentro la maggioranza, guardate, il fatto che procedano a nominare i ministri e i sottosegretari nuovi, ma guardate che non è drammatico per chi viene nominato. Chi viene nominato fa gli interessi suoi, va lì, giusto, vuole essere nominato. Io se ci mettiamo nella logica loro, non è mica che sbagliano loro, sbaglia chi li nomina. C'è un segno drammatico di impotenza di chi li nomina, perché pur di asseragliarsi in un ridotto che non è più rappresentativo di nulla, mentre Berlusconi, quando è sceso in campo, era fortemente rappresentativo di un sogno giusto o sbagliato della società italiana, bene, è un drammatico segno di impotenza. Allora io penso che il compito anche di persone come me o come il presidente Fini o come altri è quello di cercare di far maturare anche all'interno di quest'area, che ha un contenuto forte numerico, che è rappresentativa del paese, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, nei sondaggi Berlusconi cala, ma tra lui e la Lega sono sempre al 40%. Allora, riteniamo che sia un problema che non ci debba toccare,
o pensiamo che questo sia il problema, sia almeno l'altra faccia del problema? Io, e poi termino, penso che dobbiamo fare un passo alla volta e dobbiamo, quello che stiamo facendo in Parlamento, io voglio dare atto a Dario Franceschini, non che con grande pazienza, con grande equilibrio, anche perché non c'è Rifondazione Comunista, che è il gruppo parlamentare che io come Presidente della Camera ho trovato sempre più corretto e più rispettoso di tutte, di tutti in assoluto, ma ci abbiamo degli altri che non è così semplice poi capire a volte dove sono, da che parte. Però noi stiamo cercando di fare il nostro dovere, devo dire con grande rispetto reciproco e anche realizzando delle convergenze in ambito parlamentare che non sono prive di significato. Se voi guardate a quello che era la situazione di ciascuno di noi 10 anni fa o 5 anni fa, direi che non è un lavoro proprio così da minimizzare o da liquidare. Io credo che questo sia il nostro compito, che non è figlio di furberie, ma è figlio di analisi diverse che però hanno un punto in comune, perché oggi questo paese va governato fuori dagli schemi tradizionali. Il tema che pongo a Dario Franceschini è ovviamente lo stesso. Quando lui alla fine dell'estate scorsa lanciò tra i primi lanciò l'idea di un'alleanza costituente, l'alleanza costituente, questo fatto provocò nel Partito Democratico una certa reattività, probabilmente anche il destino di quest'area è stato segnato da quella sortita politica, da quella linea che da allora poi via via è diventata sempre più un terreno di larga condivisione nel PD. Appunto, il tema è in che forma, cioè lei si riferiva a una situazione emergenziale, oppure diciamo nella prospettiva di la prospettiva della ricostruzione è un impegno politico positivo, diciamo, del prossimo decennio? Mi riferivo ad una situazione emergenziale che c'è tuttora e c'è più grave. È evidente, è stato detto adesso da Casini, che ha fatto un discorso molto serio, soprattutto perché ha riconosciuto che il tentativo che lui ha fatto, politicamente convinto, di investimento sul centrodestra, cercando non di aspettare ma di aiutare il percorso del centrodestra italiano guidato da Berlusconi verso una sua normalità, ha riconosciuto che quel percorso è impossibile, che anzi le anomalie di Berlusconi, come vediamo tutti, si sono aggravate. E le anomalie di Berlusconi rendono totalmente anomala la situazione italiana. Io ho ascoltato con molto interesse e anch'io le osservazioni di Fausto, che fanno riferimento però a paesi che hanno una loro normalità democratica, e penso che dentro questo schema della globalizzazione, voglio soltanto dire questa cosa, ci sia effettivamente un problema. Se è vero che i problemi sono sovranazionali e che non possono essere affrontati dentro una dimensione nazionale, ed è sempre più vero che i governi cercano intese o accettano anche di cedere sovranità a un livello sovranazionale, questo avviene per ora tra stati, tra governi, ma non c'è nessun luogo, se non vecchie famiglie di appartenenza che sono proprio di un tempo superato, non c'è nessun luogo in cui le persone che sono dalla stessa parte elaborano le riflessioni politiche che servono a precedere le decisioni. Invece, siccome i problemi sono gli stessi, quelli che stanno dalla stessa parte dovrebbero trovarsi. Io penso che il campo non si chiami sinistra, ma si chiami un campo progressista, perché è difficile classificare i democratici americani o il partito del congresso indiano dentro il tradizionale campo della sinistra socialista. Penso che ci sia un campo più largo che ha un assoluto senso. Noi abbiamo fatto un seminario molto interessante, non per la stampa italiana, dei parlamentari di diversi gruppi parlamentari di diverse esperienze progressiste, socialisti e non socialisti di tutto il mondo. Abbiamo verificato dopo 2 giorni di lavoro stessi problemi, stesse priorità,
stessa voglia di avere dei luoghi in cui preparare poi le decisioni che si portano nei livelli nazionale e sovranazionale. Però tutto questo vale per la normalità. Noi siamo in piena anormalità democratica, in piena emergenza democratica, che il livello di assuefazione ormai ce n'è uno al giorno, c'è un abuso al giorno dal punto di vista legislativo, delle regole, del conflitto di interessi, della comunicazione, del tono, delle parole, ce n'è uno ogni giorno che si dimenticano. Le cose di qualche mese fa sono scivolate via e non è che sono risolte, sono dimenticate, perché è un abuso continuo e la parte peggiore deve ancora venire. Io continuo a essere convinto, perché il finale del berlusconismo che sta per arrivare, un mese, un anno, due anni, non lo so, ma sta, è chiaro che arriva lì, sarà la fase più pericolosa e il livello di emergenza democratica si alzerà al livello massimo che può essere raggiunto in questo tempo in Europa. Allora, di fronte a questa anormalità, di fronte all'anomalia di questa legge elettorale, la proposta che noi abbiamo fatto alle altre forze politiche, al campo dell'opposizione, nel modo in cui si è, delle opposizioni, dico, perché sono opposizioni, delle opposizioni, non è legato soltanto all'esigenza di vincere con questa legge elettorale ed evitare la possibilità che Berlusconi, con un terzo degli elettori, prendendo un voto più di noi, possa avere la maggioranza assoluta dei seggi. Non è soltanto l'esigenza di vincere, che pur sarebbe un argomento, insomma, interessante, diciamo. E per questo penso che la nostra proposta, avremo la direzione del lunedì, insomma, la cosa che noi andremo a dire, insomma, c'è una condivisione con questo, con il segretario, non è che quella scelta politica, cioè governo di emergenza, alleanza costituzionale, può essere condizionata all'andamento dei sondaggi. E quindi se i sondaggi dicono che Berlusconi può vincere emergenza democratica, coalizione e alleanza costituzionale, se invece i sondaggi dicono che il campo tradizionale del centro-sinistra è un punto più sopra, allora non c'è più questa urgenza o il tema di questa alleanza. Quella è una proposta che vale al di là dei numeri dei sondaggi, perché non è una proposta solo per avere la certezza di vincere, argomento, ripeto, interessante, è perché io penso che il giorno dopo la fine del berlusconismo i cumuli di macerie che noi troveremo nel paese, economiche, legislative, morali, sociali, richiede un lunghissimo e faticosissimo lavoro di ricostruzione che non può fare una parte sola. E anche se vincessimo noi e avessimo il premio di maggioranza, non potremmo da soli affrontare questa operazione. E non penso soltanto alla parte economica, finanziaria, alle manovre, ai vincoli dell'Unione Europea, tutte le cose che conosciamo, le situazioni sociali, le tensioni, la disoccupazione, tutti argomenti che già da soli farebbero piegare le gambe. Penso che ci sia una parte di questo lavoro che non può essere affrontata soltanto da una parte della politica, che si chiama ricostruzione delle regole, ricostruzione del senso dello Stato, ricostruzione della legalità. Questo lavoro, perché le leggi si cambiano, le crisi economiche si affrontano, ma questa parte, che è la più difficile perché è entrata profondamente purtroppo in tante parti della società italiana, demolizione delle regole, demolizione del senso dello Stato, addirittura attacco all'unità nazionale, anche se ci sono stati dei segnali di risveglio, questo lavoro di ricostruzione lo deve fare un arco il più possibile largo di forze, anche forze che sono state avversarie, probabilmente che torneranno ad essere avversarie, ma che devono avere una legislatura in cui insieme ricompongono, ricostruiscono il terreno su cui poi tornerà lo scontro politico normale. Siccome questo lavoro non si può farlo con Berlusconi e la Lega, che sono quelli che l'hanno creato, bisogna farlo con l'arco più possibile, l'arco di forze. Questo è il tema dell'alleanza anche con il terzo polo, perché la semplificazione, noi c'è Casini o Vendola, nessuno nel Partito Democratico ha mai posto questo tema. Abbiamo sempre detto, proprio perché parliamo di emergenza democratica e di esigenza di ricostruire il Paese, ci rivolgiamo a tutto l'arco delle opposizioni, sapendo che è una cosa transitoria, sapendo che c'è anche il terreno comune su cui si può fare una gran parte di questo lavoro, si può fare quando si parla di regole, e sapendo che alla fine di questo lavoro poi vedremo. Probabilmente ognuno se ne tornerà in un sistema tornato normale, tornato bipolarismo europeo normale, se ne tornerà da una parte, ma avremo ricostruito il Paese. Questo è quello che dobbiamo fare, accantonando la discussione tra di noi. Io sento dire, ma come facciamo ad andare con la sinistra di Mendolo, di cui Fausto è comunque, lui lo nega, ma insomma è il riferimento
culturale, si direbbe padre nobile, e lo è anche se nega di esserlo. Come fate ad andare con loro che hanno sulla politica estera o sulle scelte economiche, non abbiamo già verificato, non possiamo tornare a governare insieme? Come fate ad andare con Casini che non crede nel bipolarismo, oppure con Fini che viene da una storia così? Cosa c'entra? Cosa c'entra tutto questo? Di fronte all'emergenza del paese, all'urgenza di ricostruirlo, anche persone che sono lontane possono fare un lavoro insieme, anche persone che hanno idee diverse sul bipolarismo, io l'ho detto in privato e glielo ridico in pubblico. E abbiamo perso degli anni a convincerci è giusto il bipolarismo, no, il bipolarismo è sbagliato, non ci convinciamo. Non ci convinciamo perché abbiamo legittimamente delle opinioni diverse. Però quello che c'è non vi piace, quindi questo. Io penso che questo discorso possa essere messo da parte di fronte alle urgenze di questo paese. E penso anche che se una forza come il Terzo Polo, come l'UDC, crede che, insomma, non crede nell'attuale bipolarismo e crede legittimamente, a noi non piace, crede legittimamente che le scelte delle alleanze vadano fatte in base ai programmi di volta in volta, bene, accettiamo che questa è la loro ragione sociale, non pensiamo di fargliela cambiare. Diciamo una cosa molto semplice: la prima volta alleatevi con noi, la seconda vedrete. Va bene. Anche se avevo nel blocchetto degli appunti altre domande, però mi sembra che abbiamo raggiunto l'orario. Grazie a tutti.